Inviato speciale. Il settimanale del giornale Radio Rai. Uomini, storie, problemi, tendenze, opinioni. In questo numero, dopo l'8 settembre, le truppe naziste opposero una dura resistenza all'avanzata degli alleati nel Casertano. Le popolazioni locali furono vittime di sanguinose ma poco conosciute stragi che annunciavano i combattimenti destinati a concludersi con la liberazione del 25 aprile del 1945. A 150 anni dall'Unità d'Italia, 66 dalla liberazione, che idea hanno i ragazzi di questi avvenimenti della nostra storia, pilastri dell'identità nazionale? Siamo andati in un liceo a seguire la loro lezione. Nella seconda parte. Dopo la caduta di Mubarak, il panorama politico ed economico egiziano è ancora confuso. Nei protagonisti della rivolta c'è l'impulso a proseguire sulla strada della democrazia, ma non mancano gravi problemi da risolvere e incognite da chiarire. La Francia è la meta del loro viaggio, ma una volta arrivati a Parigi devono ricominciare una nuova vita, spesso in condizioni molto precarie. Sono gli immigrati tunisini che in Italia hanno ottenuto il permesso temporaneo per circolare nello spazio di Schengen e raggiungere i familiari che vivono in Europa. Avventura, suspense e anche un pizzico di paura fino alla soluzione del mistero e il libro giallo per ragazzi, un genere che sta conquistando le nuove generazioni di lettori. Il silenzio dei martiri di Giancarlo Rossi. Si è saputo che una cannonata aveva colpito una delle nostre massarizie, perché ne avevamo due, dove avevano nascosto delle massarizie, non so, grano, cereale, che dopo ci dovevano dare da mangiare. Mio padre e lo zio partirono per poter recuperare qualche cosa. Arrivammo al bivio di Pina del Maggiore alla taverna, vedevano due riversate per terra, erano proprio riversate a faccia per terra. Però da lontano mia madre, cosa che gli colpì, quel cestello di vimini che conoscevi, cappello e una pala di legna. Insomma, sono andato lì, sai com'è, riconosciuta, hanno cominciato a piangere, così via e l'altro. In questo istante uscirono dei tedeschi dalla taverna, che era di rimpetto, e ci hanno minacciato. Dice andate via, perché se altrimenti vi ammazziamo anche voi. Voglio che vaia a Pascula e Ballù. Ancora oggi Antonio Rinaldi non riesce a trattenere le lacrime quando racconta di come il 12 ottobre 1943, all'età di 5 anni, scoprì con la madre il cadavere del padre, ucciso con uno zio in un'azione di rappresaglia dei tedeschi per la morte di un soldato a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. Vincenza Rotoli, che aveva 11 anni ed era figlia dell'altra vittima, precisa che l'identificazione avvenne grazie a un capo d'abbigliamento perché i corpi erano sfigurati. Sono andata a vedere, sono venuta a chiedere a mamma, dice, cosa indossava suo marito. E mamma dice, come era stata a Napoli riparata da 2-3 anni perché le hanno tolto un polmone, stava lì in ospedale, poi stava in camandolo per cambiare aria, lavorava a ferri, mia cugina, marito, noi tutti quanti con la filosella. Prima c'era un cotone, si chiama filosella, era sede cotone. E dunque gli ha detto, i calzini di filosella, bianco e celeste, celeste con le righe bianche. E da quei calzini non si è conosciuto. In un altro eccidio perpetrato 2 giorni dopo, ancora a Pignataro, e sempre come atto di rappresaglia per la morte di un soldato tedesco, perse la vita il padre di Maria Vagliviello, bambina di allora 7 anni, che racconta della sepoltura del genitore. Dopo tanti giorni sono andata a prendere per portarli al cimitero. So che ha piovuto il mese di ottobre, che pioveva, poi dopo l'hanno presa, c'erano gli americani lì a campare. Li hanno presi e li abbiamo trasportati al cimitero. Tanto è vero che a me mi hanno fatto sedere sulla bara di mio padre. Su camion, i camion degli americani, per trasportarli tutti quanti, 2-3 alla volta li portavano al cimitero. No, niente cerimonia, non hanno fatto niente. L'abbiamo messo lì, il cimitero era chiuso solo nelle sbarre così aperte, che l'hanno messo le case all'interno e basta. La storia delle stragi che segnarono il periodo conclusosi con la liberazione del 25 aprile 1945 è caratterizzata ancora oggi da luoghi tristemente famosi come le fosse Ardeatine a Roma o Sant'Anna di Stazzema in Emilia-Romagna. Meno noto è quanto accadde nel periodo immediatamente successivo all'8 settembre nel Casertano. Giovanni Borrelli, docente in una scuola media superiore di Capua, ha raccolto le testimonianze orali relative alle stragi di Pignataro Maggiore nel volume Eccidi nazisti, pubblicato dall'Associazione
esposizione La città del sole. Le vittime sul territorio di Pignataro Maggiore 12 e 14 ottobre del 43 sono state 25, distinguendole in due stragi della Taverna e della Rianova. Sono tutti di origine contadini queste persone che dovevano badare alla terra, dovevano badare agli animali e non sono scappati, hanno trovato la morte. A differenza invece di Bellona, dove una memoria comunitaria si è costituita subito quando c'è stata i 54 martiri, come li chiamano, subito si è costituito un comitato, in quanto le vittime erano maggiorenti locali, c'erano sacerdoti, c'erano professionisti tra le vittime di questi eccidi. Più in generale, in provincia di Caserta si è combattuto aspramente per il controllo dell'intera penisola, come spiega Felicio Corvese, storico della Seconda Università degli Studi di Napoli e presidente dell'Istituto Casertano per la Storia della Resistenza Vera Lombardi. In terra di lavoro si è svolta la fase decisiva della campagna d'Italia dopo lo sbarco di Salerno, avvenuto il 9 settembre, perché qui si attuò la tattica di difesa tedesca, consistente nel ritardare il più possibile l'avanzata alleata, con la costruzione di diverse linee difensive, e tutto il territorio fu sottomesso all'autorità delle truppe d'occupazione tedesca, le quali poi dopo l'8 settembre applicarono anche al territorio di terra di lavoro le direttive del General Plan Ost che avevano già attuate nell'est europeo. Una politica di terrore nei confronti delle popolazioni civili, di distruzione degli impianti, delle infrastrutture e di rapina di tutte le masserizie. A questa azione corrispose la reazione della popolazione civile. Il bilancio delle vittime fra i civili è drammatico, come indica Giuseppe Angelone, ricercatore sempre presso la Seconda Università di Napoli. Fino a questo momento le ricerche ci danno un numero superiore alle 800 vittime civili in una serie di stragi. Diciamo, tutto il territorio della provincia di Caserta è disseminato di stragi, perché in realtà il territorio della provincia di Caserta si trova proprio a ridosso cronologicamente di quello che avviene l'8 settembre, cioè il dissolvimento dell'esercito italiano e quindi l'armistizio, quindi le truppe tedesche che da esercito alleato diventa esercito di occupazione. La provincia di Caserta è sottoposta non solo alla cosiddetta guerra dal basso, cioè quella dei tedeschi che appunto occupano il territorio, ma anche dalla guerra dall'alto, cioè dei bombardamenti americani. Il 9 settembre Capua subisce un pesantissimo bombardamento che distrugge 2/3 della città e fa oltre 1066 vittime accertate. Gli episodi che sono stati all'origine delle stragi naziste nel Casertano non facevano parte di una strategia complessiva di resistenza, come spiega il professor Corvese, ma sono stati la reazione alla deportazione e alle requisizioni di beni. In Campania ci sono stati episodi diffusi di resistenza civile, soprattutto femminile, perché gli uomini erano, specialmente dopo il 23 settembre, costretti alla macchia, perché il 23 settembre scattò una grande operazione di razzia degli uomini, e quindi ci sono varie manifestazioni, diciamo, di questa capacità che le donne hanno di proteggere gli uomini, di badare alla famiglia, di salvarli in qualche caso. Per esempio a Torre Piccilli gli ebrei che erano stati confinati lì nel 42 furono protetti dalla popolazione. I tedeschi che occuparono il paese non seppero mai che lì c'era un gruppo di ebrei. Ora però si conosce sempre di più la drammatica storia di quel periodo, anche grazie alla straordinaria mole di documenti fotografici e cinematografici disponibile, come spiega il professor Angelone. Per quanto riguardava, diciamo, la campagna in Africa, gli operatori inglesi avevano realizzato un importante documentario, Desert Victory, che appunto divenne quasi l'archetipo, diciamo, della documentazione visiva per quanto riguarda appunto la documentaristica di quel periodo. In realtà anche gli americani avevano realizzato un documentario che si chiamava Tour in North Africa, però in realtà era stato considerato di livello inferiore rispetto a quello inglese. E quindi il 3 settembre, quindi siamo proprio alla vigilia dello sbarco a Salerno, il presidente americano Roosevelt chiede allo Stato Maggiore dell'Esercito di inviare sui fronti di guerra, in quel caso era l'Italia, c'era lo sbarco, diciamo, a Salerno, il maggior numero possibile di operatori, di cineoperatori, quindi fotografi e cameraman, per poter documentare meglio la guerra. E inoltre chiese ed ottenne l'invio di alcuni registi di Hollywood che avrebbero dato il cosiddetto Hollywood Touch, cioè questa caratteristica, una sorta di garanzia sulla qualità del
delle riprese. In particolare fu chiamato a occuparsi dell'offensiva alleata un grande regista. In provincia di Caserta giunge uno dei più grandi registi di Hollywood, cioè John Huston, che appunto a San Pietro Infine, ultimo comune della provincia a ridosso di Cassino, realizza quello che la critica definisce il più importante documentario della Seconda Guerra Mondiale, cioè la Battaglia di San Pietro, appunto, in cui per la prima volta John Huston documenta la guerra non solo da parte di chi la combatte, cioè da parte dei soldati americani, ma anche da parte di chi la subisce, cioè da parte della popolazione. Infatti questo documentario in realtà non piace, viene in effetti censurato. Infatti San Pietro Infine, comune della provincia di Caserta, subisce una distruzione pari al 98-100%, quindi diciamo quasi tutto l'abitato è distrutto. Noi oggi parliamo appunto di un monumento di archeologia contemporanea, una sorta di Pompei del Novecento, è stato insignito appunto dal Presidente della Repubblica Napolitano nel 2008 del titolo di monumento nazionale, appunto come monumento alla guerra. Oggi le testimonianze dirette si fanno sempre più rare. La memoria di quei giorni è affidata ai giovani. L'associazione La Città del Sole organizza letture pubbliche dei racconti dei sopravvissuti. Il giovane Marco Sansiviero spiega quale significato ha avuto per lui leggere il racconto di due pignataresi, allora bambini, che all'ingresso del cimitero del paese trovano il cadavere di una bambina dopo aver messo al sicuro i corpi dei loro padri. Si vedono questi due ragazzi, questi due bambini che hanno da poco perso il padre, hanno appena assistito alla morte del padre, eppure hanno uno slancio di pietà di fronte al cimitero di Pignataro nel vedere questo cadavere di questa bambina. C'è la sorella che dice al fratello, dice: perché non la portiamo dentro? E questo secondo me è un qualcosa di magnifico. Questo mi ha fatto sentire anche molto onorato di appartenere alla mia terra, che testimonia anche il fatto come persone semplici, persone umili in circostanze del genere hanno avuto una grande dignità e un grande coraggio, che questo penso che la cosa più importante che possa esserci.